Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi nuovo video Shein. Diciamo che questa volta hanno esagerato, mi hanno fatto scegliere un sacco di cose per i saldi e quindi sarà un video bello, bello lungo insomma. E vi ricordo come sempre che con il codice che apparirà magicamente qui e che trovate giù nell'info box avrete uno sconto del 15% su tutto il sito senza spesa minima. Sono veramente tantissime cose, quindi io proporrei di iniziare. Allora, ho preso parecchi accessori, ma anche tante cose da vestire per cercare di darvi il più possibile un'idea generale e iniziamo subito, vado molto random. Allora, la prima cosa che ho preso ed è l'unica, diciamo, a livello di make-up, è questa matita pennetta per le sopracciglia del brand, quindi Shiglam, e volevo trovarvi il colore. Dovrebbe essere questo qui, Auburn, non so come si pronuncia. Ed è praticamente questa matita che ha da questa parte la matitina così automatica e da quest'altra questo pennarellino per poter fare l'effetto, diciamo, pelo pelo. Secondo me questa qui è molto figa, la volevo provare, mi ha incuriosita. Io ho fatto il microblading, però ecco, giusto un pochino qui, le ripasso sempre perché comunque non ho fatto il ritocco e vi farò sapere. Chi mi segue su Instagram avrà visto che in questo periodo sto andando a tantissimi live e ad uno di questi ho visto una ragazza che indossava un accessorio che io avevo durante l'adolescenza e ho detto no, vabbè, la rivoglio troppo e ho visto che su Shein ce l'aveva. Non sto parlando di questa cinta qua, per i nati negli anni 90 sarà tipo un tuffo al cuore. E non lo so, io non vedo l'ora di indossarla, non vedo l'ora di fare il video per poterla mettere. Considerate che ero così extra da adolescente che avevo levato queste borchiette in modo tale da formare la scritta chiara, cioè le avevo tolte con un certo sistema per formare la scritta chiara. E non lo so, a me piace un sacco, è nera con tutte queste borchie, c'era anche nera con le borchie nere, bianca e rosa se non sbaglio, però io la volevo proprio come l'avevo a 13 anni. Ho preso anche un'altra cinta, totalmente differente però, perché è una cinta bianca, molto più, insomma, tranquillina. Ma perché mi sono accorta che non aveva appunto una cinta bianca e per l'estate o magari anche per l'inverno, chissà, con le scarpe da ginnastica bianche, insomma, mi piaceva abbinarci una cintina bianca. Questa è molto carina, ha il cuoricino dorato così, molto semplice, anche questa c'era in vari colori, sicuramente anche in nero e in grigio. A livello di, diciamo, larghezza, questa è un pochino più larga e questa qui è strettina, insomma. Allora, questa è una collanina che ho preso per Leonardo, perché secondo me, a parte che lui ha la carnagione scuretta, poi adesso si è pure abbronzato, quindi il bianco e l'oro gli sta benissimo. Ma poi l'ho immaginato in uno dei suoi outfit che a me mandano fuori di testa e quindi non lo so, secondo me è molto molto bella, è molto carina. Ha un filo di perle bianche semplicissime e poi questo ciondolino a forma di orsetto dorato, un po' stile Tananai, cioè secondo me potrebbe mettersela con la canottiera bianca che ha, quella aderente, e sopra una delle sue camicie stracolorate, strapazze, oppure con una magliettona bianca o nera semplicissima. Gliela darò domani e vediamo un pochino come gli sta e se gli piacerà. Poi, cosa che totalmente random, ho preso questo e voi direte che detto, ma cos'è? Allora, questo va infilato così nella porta, perché vi spiego. Allora,
Quest'estate io sto patendo moltissimo il caldo durante la notte perché Leonardo ha una temperatura corporea di circa 50 gradi, percepiti 60, e camera mia poi è piccolina, ma noi comunque ci ostiniamo a dormire super appiccicati e quindi fa caldo. Allora io che faccio? Tengo la porta aperta per fare un po' di corrente, ma nel momento in cui fa corrente la porta sbatte, io divento pazza perché tutta la notte sento fare dum dum dum. E ho visto che vendevano questo qui che in realtà ha anche Leonardo a casa. Praticamente è fatto in gomma piuma tipo, e voi, no, scusate, gomma piuma, quello che galleggia, adesso mi sfugge il nome. Mi sfugge, vabbè. E voi lo infilate, fate conto che questa è la porta, no? Voi lo infilate così, di modo tale che quando sbatte sul muro non fa rumore. L'ho messo già ieri sera e lo adoro. Praticamente voi lo scegliete, però ve ne arriva uno random. Ma alla fine questo qua è anche carino, poi ho la camera verde, ci può stare. Poi per me ho preso quattro paia di orecchini. Allora, iniziamo da questi più semplici. Sono due paia identici, soltanto che li ho presi sia argento che dorati, e sono questi cerchi molto sottarelli, insomma, che però sono molto belli perché sono super leggeri. Cioè, è tipo una plastica strana, non ve lo so spiegare. E non lo so, a me piacciono un sacco, soprattutto per l'estate. E cioè, credo che poi alla fine questi saranno quelli che utilizzerò di più. Guardate anche così come sono carine, le adoro. Poi ripeto, super leggeri. Sarebbe carino anche da fare uno e uno. Vabbè. Poi completamente diversi, un po' più pazzerelli, ho preso questi qui che adesso li apro in qualche modo. Guardate che carini, sono due fulmini fluorescenti, poco sobri questi, però boh, per l'estate secondo me sono super super carini. Se fossero arrivati prima li avrei messi per qualche concerto, però comunque dato che comunque ne abbiamo degli altri, sicuramente li sfrutterò, anche questi sono leggerissimi. Se io penso che tipo a 13, 14, ma anche 15, 16 anni portavo degli orecchini giganteschi, super pesanti, perché non c'erano questi così. Mamma mia, mi uccido. E l'ultimo paio, li adoro, è praticamente un paio fatti così, come la tavola, cioè non come la tavola Ouija, non so se è quello che si utilizza per spostarsi sulla tavola Ouija o proprio rappresenta la tavola Ouija. Fatto sta che mi fanno impazzire. Sono fatti tipo sempre in, sembra resina perché sono super leggeri, ma sbrilluccicano da morire. Scusate, ho messo adesso il silenzioso. Sono un po' più grandi degli altri, ma anche questi non vedo l'ora di indoffarli. Ora dovrei farveli vedere in una maniera un po' più. Ok. Quanto mi piacciono! Poi passiamo a farvi vedere delle cose strane, ovvero questo set di palline pelosine che puncicchiano e che praticamente c'era scritto che infilandole in lavatrice durante il lavaggio catturano tutti i peli e i capelli. Vi farò sapere se è vero oppure no. Comunque avevano un prezzo irrisorio, tipo 99 centesimi, una cosa del genere. E la cosa super trash che ho preso sono state queste treccine qui. Fa troppo ridere. Madonna che ansia, Oliveri, quando entri così che vedo dalla telecamera la porta che si apre senza motivo, io ti impiccherei, amore mio, amore della casa, cioè, ma miagola, fa qualcosa. Allora sono arrivate queste treccine qui. Allora, molto molto fake. Credo che le taglierò se mai deciderò di utilizzarle. Però boh, lì per lì ho detto: ah, oddio, che figo! Ci faccio tipo, che ne so, una coda. E dato che hanno qui questo elastico, io faccio tipo un'acconciatura strana in modo tale che mi viene la coda. Che però, oddio, non me lo so spiegare nemmeno. Cioè, nella mia testa c'è il progetto,
ma non riesco a farvelo capire. Cioè, come se io facessi una coda e però sotto ho queste treccine rosa. Io non so se le utilizzerò mai. Comunque, vabbè. C'erano in tanti colori. Perché non lo so, mi ha preso un po' la fissa di giocare con i capelli quest'estate, ma forse questa è una bella cafonata. Ve lo farò sapere, magari per fare una foto, ma che ne so. Poi, ultimo accessorio che mi ha fatta impazzire. Questa borsa qui. Fatta a forma di cassetta musicale, anche questa molto anni 80-90, e sopra c'è scritto Music Mix barrato This is a bag. Cioè, la amo, molto carina, fatta bene con la catenella, e poi si apre tipo a, non so come si dice, col bottone, facciamo così, ed è anche bella capiente. Qui sicuro a me entra telefono. Portafoglio, fazzolettini, amochina. È bella bella capiente. Questa mi fa impazzire. La amo. Non vedo l'ora di farci un sacco di outfit anche con questa qui. Mi faccio molto ridere quando dico un sacco di outfit perché sembra che sto tutti i giorni a fare tipo le sfilate. Ok, passiamo ai vestiti. La prima cosa che ho preso e che non è per me, ma che è per la mia pototina dorata, come potete vedere, Shein Kids. Guardate, allora ci sta la magliettina color menta con le magliette così a volovom, e praticamente poi voi sopra. Scusate, sto nella fase proprio vocina demenziale, ma ci andate a mettere questo? Allora, non mi vorrei sbagliare, ma mi sa che questo si chiama pagliaccetto. Però non sono sicura, eh? Comunque, facciamo che è i pantaloncini, ecco, con le bretelline, i fiocchetti che riprendono il colore della magliettina. Madonna, ma speriamo che gli sta. Ho preso 3-6 mesi. Non so, perché poi in abbinato c'era la fascettina per i capelli. Lo adoro. Adesso bisogna soltanto capire se gli sta bene e devo lavarlo più che altro. Lo lavo, glielo porto e vediamo un pochino come gli sta. Ora passiamo alle cose che ho preso per me. Allora, la prima cosa è questa magliettina crop top fatta così a canottiera con tutto questo stile tie-dye, che poi non è proprio tie-dye, è un po', boh, non lo so, mix di colori. Ho preso una S ed ha la particolarità di avere questo scollo fatto a fiorellino. Molto carina secondo me, un po' figlia dei fiori. È super 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 leggera e molto trasparente, quindi sotto va messo il reggipetto, perché altrimenti si vede tutto, però molto carina. E la vedrete sicuramente in qualche foto. Stile molto simile abbiamo questa, anche se questa è un po' più scollatina ed è molto anni 90, l'amo. Praticamente ha i lati qui arricciati, è molto scollata, è molto di più, quindi bisogna starci un po' attente. E sopra ha questa stampa con questa farfalla, ripeto, molto anni 90, molto Britney Spears agli esordi. Ora, questa si potrebbe mettere senza reggiseno a livello di coprenza, secondo me. Il problema qual è? Il problema è il laterale. Secondo me potrebbe andare la situazione in fuori gioco, però sarebbe molto più figa senza. Quindi non lo so, vediamo un attimino, vi faccio sapere. Anche di questa ho preso una S, ma io credo che ho preso una S di tutto. Poi, per il carino, ho preso un pigiamino proprio perché volevo prendere più pezzi possibili. E guardate che dolce! Allora, il sotto è fatto così, con tutto il cibo disegnato in stile kawaii,
Quindi ci sono le patatine fritte, tramezzini, il pezzettino di sushi, muffin, sì, la pizza, tutte cose che fondamentalmente mi piacciono, molto 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 carino, super leggero, quindi indicatissimo per l'estate. E il pezzo di sopra in realtà non è una canottiera ma un toppino, fatto così. C'è scritto Best Friends e abbiamo le patatine, l'hamburger e la Coca-Cola. Secondo me è dolcissimo, molto 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 carino. Per questo non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi vado veloce perché qui la roba continua ad abbondare. Molto gabber. Ho preso questo top che amo alla follia. Allora, come ve lo spiego? È fatto così. Quindi ha una zip qua sul collo e poi ha anche una zip qui. Con queste taschine così, arancio fluo, dietro la schiena è tutta completamente scoperta. Insomma, questo spacca. Spacca proprio con le mie squalo arancioni. Molto 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 carino. E questo l'ho provato e ci vuole il reggiseno pure sotto questo, secondo me. Vediamo un attimino se riesco a inventarmi, se no una mandragata. Allora, una cosa molto carina è stato questo set qui, un set di 4 crop top, tutti diversi tra loro, hanno soltanto in comune le tonalità. Ve li faccio vedere singolarmente. Allora, il primo è questo che ho già utilizzato, me lo sono messo per andare al concerto di Rosa Chemical ed è molto carino. Ho preso tutte cosine un po' anni 90. Poi quest'altro invece è fatto così, marrone. Con questo scollo un po' particolare, ma indossato super carino. L'ho provato ed è molto 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 carino. Vedete? Cioè che qui vi rimane tipo così. Poi questo beige che si tira qui ai lati. Io adoro queste magliette, anche i pantaloni che hanno queste cordicelle laterali che voi ve le tirate come meglio preferite, e sopra il cuoricino, anche questo è molto tipo Bratz. Dio, io sono troppo fomentata perché adoravo le Bratz. E l'ultimo è questo. Allora, io questo l'avevo visto in realtà così, semplicino. Tra l'altro mi serviva pure perché non ho un toppino di questo colore. Però quando è arrivato c'è sopra sto funghetto. Che te è un funghetto un po'? No. Quindi non so se toglierli, questi si dovrebbero togliere facilmente, oppure fare la vaga, metterlo così, e tanto io ho i capelli lunghi e non si noterà mai. Ho preso questo set formato da pantaloncino in cotone nero, sempre con abbinato al suo pezzettino di sopra, che è questo qui, semplicissimo nero con sempre i laterali regolabili. Questo completino è molto semplice, ma in realtà indossato è molto carino. Secondo me, giocato con i giusti accessori, viene fuori un outfit molto 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 cute. Poi passiamo a qualcosa di totalmente diverso, ma che mi ha fatto totalmente impazzire lo stesso. Questa maxi magliettona bianca con sopra il mio dipinto preferito, ovvero la notte stellata fatta così. L'amo, questa la utilizzerò tantissimo tra lavoro, comunque situazioni un po' più tranquilline, ed ha un cotone super super morbido e elasticizzato. Anche se io di questa ho preso una S, quindi calza un po' larghettina, ma ci sta, sono quei modelli da indossare oversize. Molto 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 carina questa. Ho preso per provarla una tuta di quelle tutte intere. L'ho presa blu perché era il colore più semplice che c'era. Ora voi così non vedrete nulla, quindi ve la faccio vedere indossata. E non so, consigliatemi, ditemi se vi sta bene oppure no, perché io non riesco a capire se mi sta bene o no. Ha la particolarità di avere la schiena tutta scoperta. Il pantalone a zampa super super largo con un bello spaccone. Nota super positiva a suo favore è che è leggerissima e quindi secondo me è freschissima, però comunque cioè, risulta
Mi è morta la macchina fotografica, però comunque dicevo, risulta un capo molto carino. Poi siamo in dirittura d'arrivo. Ho preso un paio di pantaloni neri, sempre in diciamo cotone, e sono un facsimile di quelli che avevo preso zebrati e che mi sono piaciuti tantissimo e sto già sfruttando molto perché hanno sempre la gamba a zampa che secondo me aiuta molto a risaltare insomma la figura e poi sono tipo arricciati qui sul sedere e davanti però non hanno il laccio che magari che ne so non sempre risulta comodo e pratico che ne so per metterseli in una sera perché vedete per forza mettere sopra un top un po' cortino perché ci deve stare lo spazio per il laccio eccetera quindi molto carini poi vabbè li vedrete anche indossati. E terminiamo con tre costumi. Allora, uno mi piace molto, ovvero questo qui, giallo fluo, pazzesco, sparaflesciante così. Ho preso una L e devo dire che il sopra mi sta. Il sotto è un po' larghino, però sti cavoli, noi lo tiriamo tutto su. Mettiamo le chiappette all'aria, sti cavoli. Lo tiriamo tutto su e calza. È abbastanza sgambato, ma v'assicuro neanche troppo. Secondo me è molto bello, certo su di me che sono pochissimo abbronzata non è che sia un grandissimo spettacolo, però non lo so, volevo un costume un po' diverso e per volere un costume un po' diverso ne ho scelti due che sono un po' problematici. Partiamo dal primo. Allora, il primo è molto particolare perché ha il pezzo di sopra fatto a fascia così, con questo laccio tipo qui. Il fatto è che ho preso una M, non mi chiedete perché. Ho preso una M e il sopra mi sta piccolino, ovvero sotto sbucano le grazie. Ma il sotto è ancora più particolare perché è fatto così. Ok. Allora, io ho preso una M, però ci voleva una L. Nel senso, indossato questo, a parte questa cinta si slaccia ogni 2 secondi, io poi sono una persona con veramente poca pazienza e quindi impazzirei, però il fatto è che questa apertura, ecco, questa presa d'aria, essendo tipo a vita un po' bassina, è proprio al limite, quindi ci sarebbe voluta una L. Anche se poi diventava un mutandone esagerato, non lo so, secondo me è fatto un po' strano. Poi c'è questa fasciona elastica che secondo me non si asciuga mai perché è super super spessa. Ma guardate questa cinta è tutto il tempo che si apre, cioè qui si apre la mutanda, diventa così. Quindi questo per me è bocciato. Ci sto pensando su quest'altro. Allora, anche qui fantasia particolare perché avevo voglia di cambiare. E il sopra è fatto in questo modo, quindi un po' scollatino, però alla fine neanche troppo, no? Il sotto mi fa ridere perché guardate che mutandona e va a vita alta, ma se la metto a vita alta, con tutto che io ho preso una M, io ho la vita stretta e quindi mi fa il difetto, cioè è un po' larghino. Però se lo metto a vita bassa, qui mi avanza la mutanda. Vabbè, vabbè. Detto ciò, allora, questo video è terminato. Io spero di non averlo reso tanto lungo e spero che le cosine vi siano piaciute. Fatemi sapere giù nell'info box qual è il vostro pezzo preferito e, non lo so, datemi dei consigli sulla tuta. E sul costume, soprattutto quello pitonato, perché non riesco a capire se mi sta bene oppure no. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo che giù nell'info box trovate il codice sconto del 15% su tutto il sito senza ordine minimo. Vi mando un grosso bacio e ciao, alla prossima. Ciao!